Salve a tutti ragazzi, bentornati da Mike Shosha, ancora con Tomb Raider e ancora con un commentary posticcio, visto che ricordiamo per i più distratti come un barbagianni, un idiota, ho cancellato tutti i file audio delle precedenti puntate che avevo tra virgolette già registrato e quindi niente, devo rifare tra virgolette il commento. Ma ragazzi, come ho già detto nella scorsa puntata, dove vi annunciavo questa disgrazia, ma più che disgrazia, questo atto ignobile che ho commesso, insomma ragazzi, cercherò di farvela pesare il meno possibile utilizzando il mio collaudato finto stupore nelle situazioni migliori. Comunque ragazzi, facciamo un po' il punto della situazione. Praticamente stiamo andando verso l'Endurance. Sembrano armati. Lo so, fammi pensare. La radio è muta da ora. Siamo isolati qui, fratello. Come. Adesso come cazzo facciamo? Tenta, sta zitto un secondo, fammi pensare. Sta succedendo qualcosa. Sulla montagna si vede del fumo. Sì, ma può essere qualsiasi cosa. Ci muoviamo quando fa buio. Ma sicuro ci convenga. Forse dovremmo aspettare qui fino al prossimo turno. Potremmo aspettare in eterno. Cosa non va, fratello? Aspetterete in eterno perché morirete qui. No, mannaggia che nabbo. Ok. Dicevo ragazzi, facciamo un po' il punto. Intanto qui probabilmente si consumerà uno scontro. Ci stanno questi con l'armatura veramente immortali, non lo so. Ok ragazzi, dicevo, facciamo un po' il punto per i più distratti e per quelli che comunque non ricordano un po' la storia, visto che l'abbiamo ripresa dopo qualche settimana. Insomma, stiamo andando verso l'Endurance perché abbiamo bisogno di pezzi di ricambio, comunque di un pezzo per la nave, perché praticamente ragazzi abbiamo trovato una nave con cui in teoria potremmo scappare dall'isola. Noi sappiamo che in realtà non possiamo fuggire dall'isola, però comunque abbiamo questa falsa speranza. E dicevo, dobbiamo andare all'Endurance a recuperare un pezzo. Solamente ragazzi, eccolo. Sì. Eccolo che? Che dobbiamo prendere? Dicevo, solamente ragazzi, il problema è che un nostro amico, il nerd, quello lì con gli occhialetti, è sparito, è entrato nell'Endurance e non torna. Quindi prenderemo due piccioni con una fava, ovvero andremo lì sull'Endurance a recuperare il pezzo e a recuperare il nostro amico. Poi per il resto ragazzi non so che sto facendo, quindi probabilmente, come non ho idea adesso di quello che dobbiamo fare, non avevo idea neanche quando ci ho giocato, quindi bella per me. Ok, gioco di leve. Comunque ragazzi, ho riscontrato che cioè più si uccidono gli animali più abbiamo punti esperienza, così a buffo proprio. Ma ripara di qui. Guarda, non è morto. Ah beh, perché se non era morto era veramente uno scandalo. Gli ho dato fuoco in faccia, maledizione. Dicevo ragazzi, che dicevo? Non me lo ricordo. Ah ecco, comunque ragazzi, ma a parte gli scherzi, no? Io, se ben ricordate, avevo iniziato il gioco un po' scettico per tanti motivi. Però comunque alla fine, soprattutto in queste fasi avanzate del gioco, devo essere sincero, Tomb Raider è stato comunque abbastanza divertente. Però ripeto, solo da un certo punto in poi, perché quando prendevi delle armi un po' più potenti, quando comunque anche Lara diventava un po' più, diciamo, propensa ad usarle, comunque il gioco cambiava nettamente. Poi al di là uno chiude un po' un occhio rispetto alle orde nemiche che vengono addosso in maniera inspiegabile e quant'altro. Però ragazzi, è un gioco, anzi, ben venga più uccisioni possibili. Comunque ragazzi, probabilmente l'avrete già visto, ma questo video durerà un po' di più rispetto agli altri, così recuperiamo un po' il gap di tempo che abbiamo. Grazie. Prego.
problemi. Alex ancora non si è visto. Aiuto! Aiuto! Allora ragazzi, mi sa che ho tirato uno spoiler. Jonah, aiuto! Spara ai fantasmi, Whitman. In quanti sono? Non so. Sei ferito? Non ho visto nessuno. Li avrò spaventati. Sì. Non sapete quanto ho corso. Senza la minima goccia di sudore. Sono più in forma di quanto pensassi. Li avrei portati qui da noi, proprio come al palazzo. Cosa? Non è andata così, Lara. Mi avevano preso mentre tu cercavi Sam. Che storia è mai questa? Il buon vecchio Whitman non ce la racconta giusta. Te e gli altri. Io ho provato ad avvisarti. Non mi sembra il momento. Sentite, non so che problema abbiate. A dire il vero, neanche mi interessa. Volevo solo... Senti, un'altra parola e giuro che ti spacco quei costosissimi denti finti. Basta, smettetela. Allora scusa. O restiamo uniti, o sarà la fine. Comandante Shepard. Hai ragione. Chiudiamo qui, è molto meglio. Ok? Vado a cercare Alex. Dove sono quegli attrezzi? In sala macchine. Comunque, non è uno sprovveduto, Lara. Bene, vuol dire che faremo prima. All night, all day. Angels watching over me. Quindi ragazzi, vedete, ho cacciato uno spoilerone perché pensavo che stavamo andando all'Endurance, Lara, invece no. Aspetta. Comunque, vabbè. Prendi quest'arma. L'ho tenuto apposta per te. Porco due, me lo potevi dare prima. Sembra potente. Può conficcare le frecce praticamente ovunque. Pure in grazie, culo. John. Bene ragazzi, abbiamo preso l'arco avanzato. Un arco con la addirittura con la carrucola. Mo ragazzi, devo essere sincero, io sono un po' un adoratore. Beh, forse adoratore no, però comunque sono un discreto fan, mi piacciono, mi intrigano molto gli archi. Anche perché ragazzi, lo dicevo anche in una delle prime puntate di Tomb Raider, ma cioè, l'arco è un'arma potentissima. Okay, yes. Mi avvicino all'Endurance. Che ti serve di preciso? Alex, stavamo iniziando a occuparci. Mi serve una barra lunga e il resto del mio kit. Altrimenti non mi serve una barra lunga. Ok, ci penso io. Lara ti sta raggiungendo. Aspettala. Lara. No, no, mi arrangio. Vado, manteniamo il silenzio radio. Alex, che stai facendo? Non lo so, non ci interessa. Dicevo ragazzi, l'arco in generale è un'arma potentissima. Lo dicevo anche in alcuni video. Ma per esempio con l'arco a trazione ci cacciano gli orsi grizzly. Quindi pensate quanto può essere potente Vabbè, l'arco, quanto può essere potente l'arco. Noi siamo dei giovani Robin Hood. Anzi, delle giovani Robin Hood. E quindi terremo fede alla nostra... Boh, alla nostra non lo so, sto ragazzo di un sacco di frasi a cacchio. Però perché... Non lo so, mi trovo un po' in difficoltà a fare questi... Non so se è oggi. Che succede lassù? Più degli altri giorni, ma mi trovo un po' in difficoltà a fare questo coro... Sì, coro. Questo commento posticcio. Scherzi. Che cavolo è? Non so, pare sia arrivata con quell'ultima nave. Ha ucciso Vlad durante il rastrellamento. Come ha fatto a non vederci? Ha ucciso uno dei russi. Chiamate qualcuno! Sì, chiama il 113. Vedi se ti rispondo. Comunque ragazzi, per tutti quelli che, ecco, vedete, forse ci possiamo un po' riprendere parlando un po' di tutto quello che non c'entra niente col gioco, così almeno ci riprendiamo e diamo un senso a questo commentary. Per tutti quelli che mi chiedono se sarò Romix, ragazzi, allora al 99,9% non ci sarò, per una serie di motivi, ma vabbè, sicuramente ragazzi, se ci vogliamo incontrare ci incontreremo a Romix d'ottobre, perché quello sì che per me è un evento. Vai Lara, cioè alla fine questo qui è più uno showcase a livello di tornei e quant'altro. Poi tanto ci sarà il mondo, vabbè, non mi va. Quindi ragazzi, non ci sarò, quindi mi dispiace, ma ci incontreremo come le star a bere del whisky al Roxy Bar. Del whisky soprattutto.
o forse non ci incontreremo mai. No, scherzo ragazzi, ho citato il primo Vasco Rossi perché l'ultimo è veramente qualcosa di vergognoso. Io ero un discreto fan di Vasco Rossi ai tempi suoi, cioè ai tempi suoi, quando in teoria faceva canzoni che erano degne di essere chiamate canzoni. Adesso praticamente è un vecchio rincoglionito che fa gli Harlem Shake. Come te. Dettagli come questo. Ma come aiuto? Ma dai Lara, spara. Ci facciamo sentire con le nostre fecce. Degli scoccatori siamo, degli scoccatori. Tomba segreta vicina. Però noi non la andiamo a fare perché non ce ne frega niente. Che succede? Tanto le tombe... Anzi, so qualcosa di un po' divertente, devo essere sincero. Però ci vogliamo sbrigare a finire il gioco. E questo è sicuramente quello che ho pensato mentre giocavo. Ah ragazzi, una cosa. Lo scrivo anche sulla pagina Facebook e voi dovete andare subito sulla pagina Facebook a mettere mi piace se non l'avete ancora fatto, perché così possiamo rimanere sempre più in contatto. L'ho scritto lì, praticamente ragazzi, la buona Sony ci ha regalato delle perle per questo aggiornamento, per l'aggiornamento mensile del PlayStation Plus. Praticamente ragazzi, mi sono scaricato tutto in una volta Okami in HD, che è uno dei giochi must have, lo dicevo anche su Facebook appunto. È uno dei quei giochi di più importantissimo, comunque dei giochi più belli per PlayStation 2, che però non ho mai avuto l'occasione di giocare e adesso me lo recupero su PS3 in versione rimasterizzata in HD. Quello, The Cave, che è un gioco indie che è uscito qualche mese fa, comunque non tanto fa, intanto sta a passare il mondo fuori casa mia. E è un platform, cioè no, più che altro un puzzle game. Comunque ragazzi, molto ben fatto, abbastanza simpatico, che io vi consiglio se siete amanti del genere. L'ho provato ieri un paio di un'oretta così. È molto divertente, però ragazzi, credo che non sia proprio, non si adatti assolutamente per fare un commentary o roba varia. Però comunque è molto divertente, molto ben fatto, sia dal punto di vista artistico che creativo, perché fa veramente molto ridere. Tanto il mondo, porca miseria, il mondo fuori casa mia. Spero che non si sia sentito ragazzi, ma sta, cioè, sta passando ambulanza, pompieri, non lo so tutto. Va, vabbè. E quindi c'è quello. E in più ragazzi, un'altra chicca, che era un gioco che mi interessava ma sicuramente non avrei preso né a prezzo pieno né neanche a 25 euro, e stiamo parlando di Il Signore degli Anelli, La Guerra del Nord, che quando se ne parlava mi sembrava un titolo interessante. Non lo so, ho chiesto consiglio ad alcuni di voi e me ne hanno parlato discretamente bene. Quindi boh, non credo di fare nessuno dei tre giochi, insomma, una serie, anche perché... Boh, vabbè. Però comunque è sempre bene aggiornarci, visto che comunque noi siamo appassionati di videogiochi, e rendere pure un servizio. Quindi ragazzi, se voi... non so, vi interessano queste cose, avere delle feature in più o comunque avere... Cioè spendere poco, perché io alla fine ho speso 9,90€, comunque 10€, per fare 3 mesi di abbonamento al PlayStation Plus. E devo essere sincero ragazzi, me lo sono ripagato, visto che giochi gratis a gogo. Tra l'altro c'è Mass Effect, pure Mass Effect 3 gratis, però io l'ho giocato dai tempi e ce l'ho originalissimo. Ok, dobbiamo fare fuori. Dobbiamo fare fuori questi tizi. La montagna è avvolta nel fumo. In caso di problemi ci chiamerebbero. Sempre che la radio funzioni, si sentono solo rumori di fuoco. C'è qualcosa che non va. Basta, fratello, smettila di parlare così, o sono guai. Ragazzi, si è bloccato. Fanculo. Che lavoro di merda. Già. Fratello. Fratello, un cazzo. Sono stufo. Stufo di raccattare tutta questa merda. Qui ci facciamo il culo. E per cosa? Per padre Mattias? Quella cazzo di regina?
Oh, non parla male della legge. No. Cazzo, ma che succede laggiù? Tutto bene? Tutto benissimo. No. Tu sbrigati con l'incineratore. Cioè qua si uccidono tra loro. Comunque, devo essere stato abbastanza stupido perché c'era una tanica di benzina e la potevo far saltare, però. Ma dove è possibile che non è morto? Vabbè. Va bene uguale. Grande Mike. Tra l'altro. Sì, però magari con. Gli ho sparato proprio nelle palle. Vai. Però non è morto, eh. Mortalità, eh. Guarda che culo, si è abbassato nel momento giusto. Vai. Colpo alla testa brutale. Oh. Viva l'Africa. Ma se cambia arma, Mike, che dici? Anzi, Mike del passato, perché non cambia arma? Oh, bravo, bravo Mike. Vedete ragazzi, la connessione logica. Anzi, telepatica tra il Mike del passato e il Mike del futuro. Anzi, del presente. Yeah. Oh. No. Che morte, mamma mia ragazzi, che morte. Sono ferito. No, sei morto proprio. Sei morto che popo. Gazzelle ladre. Che felino. A parte le gazzelle ladre non ho mai visto. Magari le gazze ladre. Dai, alza quella testa. Alza la tua testolina. Come ha fatto a entrare? Chi se ne frega? Vai laggiù e falla fuori. Piuttosto pensiamo ad ammazzarla. Meno male che sono intelligenti questi ragazzi. Io so tua madre. E da quello che idiota ci è andato addosso. Porca miseria ragazzi, sta diluviando fuori casa mia, ecco perché passavano i pompieri. Proprio diluvio universale. Infatti Noè è passato a casa mia, mi ha chiesto se gli davo la tartaruga. Ole! Vai, guardate in fronte, c'ha una freccia in fronte e non è morto, guardatelo! Mamma mia. Dunque Alonso, ma è vera la storia che ti sei fatto levare due vertebre per fare i bocchini da solo? Ragazzi, io non so voi di dove siate, dove andiate, da dove veniate, io sono l'alieno. La nostra base costiera è stata attaccata da nemici sconosciuti. Dicevo ragazzi, non so voi di che parte siete, ma spero per voi che conosciate i Profilax e che abbiate visto almeno Puttanic, perché sennò non potete dire di essere vivi proprio. Tra l'altro questi mi lanciano i barili, no? Non sanno che io sono cresciuto a pane e Street Fighter. A me i barili non mi fanno niente proprio. Dov'è? Sotto tiro. Dai, spara una bomba. È mortale. Arriva la bomba, il grande babumba. Non scappa, tranquillo. T'ho solo tirato una granata. Ma fondamentalmente perché? Sta sparando. Al riparo, abbiamo un intruso. La rumba e la tromba. Ho un'arma, qualcuno due c'ha un arsenale, c'ho. You shall not pass. Fuggite, sciocchi! Non restate qui! Mamma mia, oh, questa era la partita del nabbo proprio. Che giù da quanto ho giocato male.
Comunque, a quanto pare sono morti tutti. Penso, spero, credo. Non lo so. Ragazzi, mi dispiace che io credo. Qualcuno non è morto ancora. Ragazzi, vi ripeto, mi dispiace che questo commentario è un po' così. Pure forse sono un po' anche un po' scarico io, perché forse è la giornata. Sono andato a lavoro. Un po' di problemi nella vita così. Quando gioco si fa duro. Poi la Lazio ha perso ieri. Lunedì c'è il derby, ragazzi, c'è il derby, quindi sto un po' così. E che ve frega a voi niente, però io lo dico stesso. E quindi, ragazzi, poi ripeto, in realtà il vero problema è che mi devo allenare un po' con i commenti posticci, perché che altro, perché è un gioco di 100 anni fa ormai per me. L'ho giocato un paio di mesi, no, un mese fa. A parte non è vero, non è passato così tanto, però... Alex, in che razza di guaio ti sei cacciato? Boh. La rumba e la tromba. Comunque, ragazzi, dobbiamo andare lì. Io direi che comunque il nostro buon vecchio Alex, qualcosa Alex gli sarà successo. Ovvero un lato è usurato, come per eccessivo sfregamento. Tra l'altro, ragazzi, da quando è morto Roth non sono più lo stesso. Tra l'altro Roth se n'è andato comunque infilandoci una lingua in bocca. Cioè se n'è andato comunque abbastanza bene. Quest'isola non è per niente normale. I fenomeni naturali che incasinano il tempo, la base militare. Comunque, ragazzi, ho visto che vi è discretamente piaciuto il video del multiplayer di God of War. Non so, se siete interessati possiamo fare anche altre partite. Cioè posso registrare qualche altra partita, magari rubabandiera. Quello, devo essere sincero, ragazzi, è abbastanza divertente. Così facciamo vedere un po' com'è il gioco. Il vero problema è che ci mettiamo veramente gli anni del bambinello per iniziare una partita. Voi due, andate a risistemare quella roba appena avete finito. Sì, Juan. Chi è quello? Golia. Non si muove. Guarda, che penso io. Tu sei matto, zio. No, incredibile. Ma sono proprio... Cioè, no, sta partita era un nabbo. Porca miseria, ragazzi, altro che pro, cioè. Ma stai zitta, che no, se non la riesci a prendere in faccia fai la guappa. A parte stanno un po' di... Non ti faccio niente, se manco del becco. Avete visto, ragazzi, che errore clamoroso. Chi è? Becca questo amico. Rompi ghiaccio. Tanto ti prendo per il ghiaccio. Maccio capatonda. Oh. Questo è un mandingo malato di gigantismo. Va. Dai, spara adesso. In fondo perché morire? Abbiamo solo sparato una pallottola in fronte. Fai niente. Boh, ragazzi, adesso mi ricordo che perché mi lamentavo. Cioè, c'era un sistema di mira del cazzo. Vai, bravo. L'hai voluto tu. Adesso ti ammazzo. Fallo però. Cara, non essere un po' troppo. Sarei un po' troppo male. No, ho sbagliato. Mamma mia, oh, che partita, oh. Quel giorno dovevo stare particolarmente fuori forma, ragazzi. Ti ammazzo, ragazzina! Oh, che testa! Sai a chi assomiglia questo? A Kimbo Slice! Praticamente è un negrone... Oh, sta prendendo una palla. E
chi non lo sapesse, chi è Kimbo Slice è praticamente un negrone. Potete recuperare qualche suo video su YouTube. Praticamente è un negrone. Ho detto 3 volte negrone, 4 volte negrone. Però lo dico in maniera affettiva, perché è uno abbastanza simpatico. Non in maniera razziale. È proprio per rendere l'idea, ragazzi. Praticamente è stomone nero che praticamente faceva arti marziali miste. Probabilmente non lo fa più. Tra l'altro, ragazzi, è stato pure coinvolto in qualche pornazzo. Probabilmente se lo vedete lo riconoscete. In tipo quei pornazzi un po' così. Comunque abbiamo preso il risalitore. Vabbè, comunque, questo qui, ragazzi, faceva video amatoriali su YouTube. Faceva tipo quegli incontri amatoriali d'arti marziali miste, quelli che si fanno nei parcheggi, no? Praticamente li sfondava tutti. Proprio un animale. Solamente, ragazzi, che quando è andato, per esempio, nei circuiti maggiori, è stato brevemente in UFC. Quando è stato in UFC l'hanno piallato de botte, ma proprio prendeva cazzotti in bocca a non finire. Quindi, cioè, insomma, la morale è che questo faceva il matto, insomma, menava solo ai tizi un po' bambocci così. Appena le cose si sono fatte un po' più interessanti, ha preso botte su botte. Tra l'altro è interessante come... Sì, è passata una vita. Sì, sto parlando, scusa Lara. È interessante come, ragazzi, non so se... Devo ringraziare Lara per questo lavoro. Lei ha sempre creduto in me. All'università quegli snob dei suoi amici mi sfottevano e basta. Vabbè, dicevo, ragazzi, è interessante come comunque Kimbo Slice abbia partecipato a una delle edizioni di Ultimate Fighter. Chi non lo sapesse, diciamo un simil reality show sportivo dove praticamente chi vince, vince un contratto con la UFC e vabbè, vanno il roster principale. Ah, ben inciso, ragazzi, chi non sapesse che cos'è la UFC è veramente... vabbè, praticamente è la compagnia maggiore, la major di arti marziali miste. Vabbè, insomma, ragazzi, ha partecipato a questa Ultimate Fighter. È proprio stato, non mi ricordo se è stato proprio il primo, uno dei primi a uscire. Andate a recuperare se c'è su YouTube, non lo so, il combattimento contro Roy Nelson, mi pare si chiama Roy Nelson, che poi ha vinto quell'edizione di Ultimate Fighter, che praticamente, ragazzi, un ciccione che non si allenava per niente, beveva birra, un ubriacone proprio. Oh, ragazzi, quello non lo spostavi, era veramente un cane, un animale. Comunque siamo arrivati, dai, non basta parlare d'altro. Lara, cosa ci fai qui? Che succede? Stai bene? Sono bloccato qui, questo maluccio. No, merda, spara. La porta è bloccata. Resisti, ti tirerò fuori da lì. Ah, ok, ma sbrigati, ok? Vabbè, ragazzi, devo essere sincero, il... come si chiama? L'enigma per aprire la porta era abbastanza semplice, così lo potete vedere. Bisogna solo spostare un po' di roba in modo tale che quel gancio prenda... Ok, vedete? Una cavolata, tornare qui. Ma non te sta a fare il muro e salvare la giornata. Oddio. Ok, ci sono. Sei messo male, sei un coglione. Lara, e dormi. Alex, Alex. Tutto questo, ragazzi, succede Alex, perché su quest'isola sarai fuori da lì. Fa tutto Lara Croft. Basta, dovete lasciarlo fare Lara Croft. Invece no, quello si è avventurato. Che ne ha fatto? Allora, dove stiamo? No, raga, se... stavo proprio messo male a sta parte. Dall'altra parte. Dai. Brava. Ok,
Dai. Che ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a salvare il nostro amico Alex. Tanto fuori casa mia succede la qualsiasi proprio. Oh Alex, hai gli attrezzi? Niente male, eh? Ora ti libero da qui. Scusa. Beh, addio alla mia carriera di ballerino. Guarda che mira da merda. Che fai? Così ti ammazzi. Questa sarà la mia tomba, Lara. Prendi gli attrezzi. Non senza di te. Almeno una volta nella vita, lasciami fare l'eroe. Dai, vai! Ora! Tanto fiato in gola, il buio ti innamora. No. Ah, vedi che figata. Guardavo sto pezzo. Bene ragazzi, il nostro amico Alex si è sacrificato per noi. L'ennesimo uomo che sacrifica la vita per salvare Lara Croft. E devo essere sincero, pure per niente, perché neanche, cioè, non ci ha manco dato soddisfazione. Non uccideranno più nessuno. Uccideranno più nessuno. Porco due, hai, non lo so, hai ucciso più te che la peste. Vabbè. Vai. Oh. Lara Croft. Mamma mia che sonno, ragazzi. Scusate, oggi proprio non ci sto, poi sto facendo questa missione un po' più lunga proprio per recuperare il gap, ma forse non era il caso. Però mi dispiace ragazzi, mi dispiace. Comunque c'è luce, quindi dobbiamo tirare giù quella cosa. Sicura palla. Vecchi diari di bordo. Dopo mesi di scavi, finalmente abbiamo nuove informazioni sugli insoliti fenomeni atmosferici che flagellano l'isola. Presso il nostro sito costiero è stata scoperta la tomba di un importante generale di epoca Kamakura. Questo ritrovamento è il tassello mancante. Finalmente potremo controllare le tempeste. Antiche rovine nella base. Controllare le tempeste. Mi servono risposte. E va bene ragazzi, io credo che possiamo salutarci qui. Scusate per, insomma, questa è stata una puntata un po' così, un po' atipica. Non è stata frizzantina come al solito, però ragazzi, ripeto, devo migliorare su questo punto di vista, ovvero aggiungere il commento posticcio alla partita, soprattutto perché se voglio commentare effettivamente quello che succede, a meno che non vogliate che io parli di tutt'altro, comunque cazzeggiamo un po' di più. Ma questo me lo farete sapere nei commenti. Io vi saluto e vi ringrazio. Ragazzi, mettete mi piace alla pagina Facebook. So che dopo questa puntata non dovrei chiedere niente, però ve lo chiedo lo stesso perché voi siete dei pro come me e quindi so che lo farete. Un saluto da Mike Shosh, ragazzi, alla prossima. Restate connessi, comunque sintonizzati. Magari facciamo
qualcosa in più, qualche partita in più su God of War Ascension in multiplayer, o comunque ci inventiamo qualcosa. Un saluto da Mike Show, alla prossima ragazzi. Ciao!